Giuseppe Esposito, sindaco di Letto Manoppello, problema viabilità al centro delle vostre attenzioni. La provinciale che parte da Scafa non fa dormire sonni tranquilli a tutti coloro che la percorrono quotidianamente, però vi siete mossi subito a livello di amministrazione comunale per sensibilizzare la provincia e chi di dovere. Ne vogliamo parlare? Certo, io innanzitutto voglio ringraziare il presidente della provincia di Pescara, Guarino Testa, l'assessore Ruggeri e il consigliere provinciale Andrea Di Meo, che immediatamente si sono messi a disposizione per risolvere questo problema, come stava dicendo prima lei. L'unica via di accesso al Letto Manoppello della strada provinciale è quella che proprio parte da Scafa e arriva fino a Passo Lanciano, che diciamo è l'unico punto di attrazione turistica invernale della provincia di Pescara, e per noi questo è fondamentale. E allora abbiamo chiesto proprio al presidente della provincia, che si è impegnato insieme agli assessori che ho detto prima, a darci una mano a risolvere, non immediatamente ma in sede di programmazione dei lavori pubblici, di risolvere questo problema. Ecco, che intervento aspettate? Che tipo di intervento siete in attesa? Beh, noi dobbiamo rifare totalmente il mando stradale, non è sufficiente soltanto riasfaltare la strada, ma dobbiamo fare proprio delle opere di rifacimento del mando, andando giù, diciamo, nel sottosuolo di alcuni decine di centimetri, per far sì di creare una base ben solida e poi rifarci proprio il mando stradale. Quanto tempo passerà? Quanto tempo avete previsto che possa passare? Noi i primi interventi dovremmo farli, diciamo, a partire da fine dell'anno, di quest'anno, per poi il grosso farlo sicuramente entro l'estate del 2010. Per Letto Manoppello sarà determinante proprio in prospettiva futura? È fondamentale, e ripeto, è una delle cose principali. Noi dobbiamo far sì che tutta la popolazione, non soltanto di Letto Manoppello, ma dell'Abruzzo e dell'intero territorio abruzzese, possa usufruire di questa strada per far sì di scoprire le meraviglie dell'Abruzzo e della provincia di Pescara. Abbiamo la fortuna di avere mezzi di comunicazione e di trasporto funzionanti, nello stesso tempo molti dei nostri ragazzi vanno nelle scuole nella provincia di Pescara e poi frequentano l'università qui, sempre l'università abruzzese, e hanno la fortuna poi di trovare lavoro, di insediarsi proprio sul nostro territorio, perlomeno nelle aree limitrofe. Quindi abbiamo la fortuna di non avere un grosso spopolamento, anzi siamo in contrattendenza rispetto agli altri comuni. Noi 2, 3, 4 unità all'anno aumentiamo il numero degli abitanti e non li diminuiamo. E allora parliamo delle criticità che avete incontrato, perché voi guidate questo centro Letto Manoppello da pochi mesi a questa parte. Quindi quali problemi avete incontrato? Beh, la nostra è una squadra fortemente rinnovata. Abbiamo, penso di essere l'unico comune che ha candidato 3 donne, tutte e 3 le abbiamo fatte eleggere, oppure sono state elette, quindi diciamo per loro meriti. Di queste 3, una è presidente del consiglio comunale, una è assessore comunale e l'altra è delegata alle problematiche sociali. Quindi abbiamo la fortuna anche di una rappresentanza femminile, questo ci permette di essere vicino anche a quelle che sono le esigenze delle donne. È chiaro che ci sono anche dei punti di criticità. Una di queste è il discorso che i ragazzi, quindi una popolazione giovanile, porta dei benefici, porta sicuramente entusiasmo, porta voglia di fare, voglia di emergere, però ecco, bisogna cercare di stargli vicino per far sì che non si possano diciamo, prendere strade diverse, dove insomma, essere deviati da altre questioni che possono essere, diciamo, fenomeni di tossicodipendenza, di alcolismo, che tra l'altro noi non è che ne abbiamo, diciamo, non è una questione nostra, voglio dire, è una questione mondiale, però noi essendo stati sempre molto vicini a queste che sono le esigenze dei ragazzi dei meno fortunati, vogliamo far sì che questo problema, se c'è, venga risolto, perlomeno noi dobbiamo aiutare le famiglie e i ragazzi a risolverli. Ma
ma per essere collegati meglio all'area metropolitana. È vero che avete anche chiesto un numero maggiore di corse da parte dell'azienda Blasioli? Sicuramente, noi non abbiamo l'ARPA, noi da tanti anni, da quando diciamo non c'è più la SAICEM, che è una vecchia compagnia regionale, abbiamo la linea in concessione con Blasioli. Devo dire che quest'anno ho trovato una forte disponibilità nel titolare dell'autolinea Blasioli e con lui stiamo, insieme alla Regione Abruzzo, stiamo pensando di aumentare il numero delle corse da Letto Manoppello verso Pescara e di aumentare anche il numero di una corsa in particolare che da Pescara viene a Letto Manoppello. Noi adesso abbiamo la possibilità di ripartire da Pescara alle 17.40, è l'ultima corsa che parte da Pescara per Letto Manoppello. Come si può ben capire, molte attività si svolgono anche dopo quell'orario. Quindi siamo già riusciti a ottenere, grazie anche alla Regione Abruzzo, l'impegno di aumentare una corsa e l'ultima dovrebbe partire alle ore 19. Come si diceva, vi siete insediati da poco, però anche quest'estate avete organizzato a tempo record un cartellone di eventi di tutto rispetto, quindi date spazio anche al divertimento insolato? Sì, noi abbiamo sicuramente nella durata, 40 giorni, abbiamo pensato a un'estate lettese, ma poi concretamente abbiamo avuto 5-6 date di livello, abbiamo ospitato l'Orchestra Filarmonica dell'Ucraina, abbiamo avuto la fortuna di ospitare Giampiero Mancini, che tra l'altro è il direttore artistico del nostro teatro comunale Gustavo De Rendis, per una lettura di Dante dell'Inferno e del Paradiso di Dante, che è stata una cosa bellissima e tra l'altro la popolazione ha apprezzato tantissimo. Un'amministrazione, quella attuale qui a Letto Manoppello, che non si dimentica neanche dei suoi concittadini sparsi in tutto il mondo. Avete dei progetti anche a tal proposito per venire incontro a coloro che si trovano in America? Sì, principalmente in Canada e negli Stati Uniti, a Boston in particolare. Noi quest'anno vogliamo organizzare insieme a loro delle iniziative che facciano in modo tale che loro si sentano partecipi della vita amministrativa lettese, non incontri sporadici ma che durino nel tempo. Per questo abbiamo pensato di rivedere il nostro sito internet, c'è l'assessore Fabio Ferrante che se ne sta occupando, e nello stesso tempo stiamo mettendo insieme l'anagrafe di tutti i lettesi residenti nei paesi oltreoceano. Ecco Sindaco, l'opposizione come si comporta? Vogliamo parlare anche di quelli che si trovano dall'altra parte della barricata? Certo. Guarda, per quanto riguarda l'opposizione, ne abbiamo quattro di opposizione, quindi il nostro è un comune di 16 consiglieri più il sindaco. Difatti ci sono state quattro liste, la vincente è quella mia, insomma, e poi sono state altre tre liste perdenti, però tutte e tre hanno avuto rappresentanti eletti in consiglio comunale. Quindi non ci si annoierà? Per niente, ogni consiglio comunale giustamente c'è una dialettica democratica che io apprezzo, perché è giusto che loro sono stati eletti e loro rappresentano altri cittadini del mio paese, e io, essendo il sindaco di tutti, devo ascoltare anche loro. Ma è un'opposizione costruttiva o strumentale? Come la definisce? Io la definisco costruttiva, o perlomeno l'auspicio mio è quello che diventi costruttiva. Manomano.